cosa non bisogna fare, per esempio non si può andare direttamente al tavolo della ballerina a dire prego, vuoi parlare con me? Assolutamente no. Comunque è algo un po' come mi hanno raccontato dei signori di una certa età, anche in Italia, che così non si faceva mai, perché se la ballerina diceva di no, sei rovinato per sempre, perché tutti lo vedono che questa ti ha rifiutato, eccetera, eccetera. Quindi non è solamente una cosa che si fa solo nel tango, no? Prima si guarda un po', poi si guarda, quando la donna della donna guarda, e quando c'è un po' di interesse, eventualmente sarebbero andati al tavolo della maglia. E ci sono, devono anche dire, guardare finché, e questo sì, che solo l'uomo fa così, e lei fa così, e poi viene l'uomo, meglio farlo arrivare a un metro di distanza, perché potrebbe essere anche lui ha fatto il cenno a prendere tanto di più tra voi, nel senso, mi raccomando, senso, non alzatevi subito, perché se passa, se succede, perché succede sempre qualche cosa, semplicemente vi sedete e fate altri codici, i codici che esistono, che forse sono un po' più interessanti per chi balla, e la chiacchierata dentro il ballo. La chiacchierata dentro il ballo succede più o meno che tutti i passi o una buona parte dei passi hanno un significato, che è sempre una domanda, e la donna può dire sì, no, forse dopo, ma o anche ora. Sì, assolutamente, no, eccetera, eccetera. E ci sono delle domande che il ballerino non deve fare se la ballerina è accompagnata. Se no, di nuovo, non si può più, no? Diciamo, a questo punto volevo far vedere un attimino. E nel 2001 mi è successo che si stava insieme, diciamo, la mia maestra con il suo marito, che è buon master, Eduardo Aguirre, eravamo nel Cani, che è una sala di ballo a Buenos Aires, mi ha invitato, no, oggi siamo invitati a vicenda, mi ha detto così, e alla fine del ballo, questo qui, guarda Eduardo, Eduardo fa così come per dire no, non è la donna mia, e lui ha fatto un passettino che non le faccio vedere. Il super sì.